Allora, apriamo perché penso ci siano i numeri. Lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, scusate la mia presidente, Monica, sono in aula, faccio l'appello. Urgente. L'ho visti, l'ho letti. Chiedo alla presidente se mi dà la possibilità. Ah, stai a Berlino. Ah, vabbè, ti chiamo io. Scusate, era la presidente. È l'unica. Lo liberiamo. Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presenti, abbiamo 10 assenti più la presidente e un giustificato che è il consigliere Carlone. Scrutatore. Allora, gli scrutatori di oggi saranno Alabiso, tutti qui. Candigliota e Tripputi. Certo. Sì. Apriamo subito. Al primo punto la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Angelucci, Calabrese, Montella, Ferrara, Catini, Coia, Diaco, Ardu, Diario e Ficcardi, avente ad oggetto linee di indirizzo finalizzata a una celere risoluzione della vicenda inerente Punti Verde Qualità, con il minor aggravio possibile per i cittadini e per Roma Capitale. Chi vuole relazionare? Consigliere Pompei. Sì, grazie Presidente. Tranquillo. Allora, la proposta di delibera che viene, sulla quale viene chiesto il nostro parere è un ulteriore... Scusate un attimo, ecco, è un ulteriore tentativo di mettere un punto e di dare una definizione alla vicenda dei Punti Verdi Qualità, che parte da lontano, oramai agosto 1995, a quella data risale infatti la prima delibera. Io credo che sia il caso di farvi grazia se poi magari in sede di osservazioni possiamo tornarci punto per punto. Credo che sia inutile che, cioè, vi rammento soltanto brevemente che la cosa è stata affrontata all'epoca di Trunca, del prefetto Trunca, dove venne fatto un riesame completo di tutta quanta la situazione, venne nominata una commissione, venne istituita addirittura un ufficio speciale di scopo per tentare di inquadrare il problema. Questo dei Punti Verdi Qualità presenta diversi aspetti, ci sono inadempimenti sia da parte degli assegnatari, ma tanto per fare un brevissimo accenno delle complicazioni che si sono affastellate e di
e di come già la partenza delle cose venne contrassegnata da irregolarità, va richiamato quanto detto a un certo punto dall'ANAC, che a un certo punto, perché venne proprio in sede durante durante il commissariamento, venne incaricata di esprimere un parere su tutta quanta la vicenda, che annotava l'ANAC: si rilevano seri dubbi di violazione di legge sullo stesso bando di gara e di violazione delle norme sull'edilizia e l'urbanistica, che comporterebbero il vizio della radicale nullità per l'illicità dell'oggetto a causa della violazione di norme imperative, segnalava l'ANAC che laddove non si ravvisino gli estremi della nullità degli atti è necessario che sussista, si rinvenga e si dimostri la sussistenza di un interesse pubblico alla conservazione dei medesimi. Dall'esame fatto all'epoca del prefetto Tronca, praticamente vennero esaminati, erano 31, vennero esaminate non soltanto 31 convenzioni per i quali si era giunta l'assegnazione del terreno, dove però per 4 di queste convenzioni era stata fatta l'assegnazione ma non erano realizzati i lavori. Per 3 i lavori erano in corso di costruzione e per 13 erano lavori ultimati, però c'erano delle morosità e poi per 8 era già intervenuta la decadenza per inadempimento e era intervenuta una decadenza per opere non completate. Di tutte queste poi restavano praticamente altre 32 punti verdi qualità per i quali era stata fatta la domanda ma non si era giunta la stipula della convenzione. In effetti diciamo così che la cosa prese l'avvio, la faccenda dei punti verdi qualità, come dicevo in precedenza, prese l'avvio con la delibera del Consiglio Comunale 169 dell'agosto 1995, che aveva lo scopo di affidare in concessione, e qui tocca leggere soltanto, attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica, l'attrezzaggio e la gestione di aree verdi presenti sul territorio urbano e prevalentemente nei piani di zona non sufficientemente dotati di servizi ricreativi, sportivi e culturali caratterizzati dai seguenti punti. Che presentazione da parte dei soggetti interessati di proposte progettuali per la sistemazione e la manutenzione del verde pubblico su aree comunali, unitamente alla costruzione e gestione privata di complessi edilizi destinati a servizi e ad attrezzature a carattere ricreativo, culturale e commerciale, acquisizione al patrimonio comunale di tutte le attrezzature e servizi in cambio della gestione degli stessi per una data stabilita in base a un piano di ammortamento presentato e pagamento di un canone definito con costi parametrici stabiliti dal bando stesso, in genere compensato con i servizi di vigilanza e manutenzione del verde pubblico e una selezione delle offerte. Si susseguirono diverse delibere successivamente e tra l'altro va ricordato che con la delibera del giugno del 99 a un certo punto venne approvata una convenzione tra il Comune di Roma e l'Istituto per il Credito Sportivo e la Banca di Credito Cooperativo di Roma per finanziamenti agevolati garantiti da Roma Capitale. Quindi questo grosso modo è la partenza. La cosa nel tempo ha avuto l'esito che rammentavo in precedenza, cioè la delibera Tronca riassunse lo stato delle cose e diede delle indicazioni operative. Successivamente l'ufficio speciale che era stato costituito giunse a compimento, perché era un ufficio che doveva durare soltanto 3 anni mi pare, e nel contempo le cose sono ritornate nella competenza del Dipartimento Patrimonio. La delibera sulla quale dobbiamo esprimere il parere è una delibera di questa dell'attuale amministrazione, la quale presenta un incipit di carattere generale sul quale non è possibile non essere d'accordo e poi però si articola in una serie di adempimenti tecnico-operativi sui quali in effetti per ciascuno dei quali occorrerebbe un lungo ed attento esame.
ma non tutto sommato, ripeto però, che prevede peraltro alcune cose sui quali non si può che essere immediatamente d'accordo, ed altre che suscitano qualche leggera perplessità, che però si intende superare con un parere articolato in un modo che dirò adesso. La cosa è stata esaminata per quanto possibile in assenza dei pareri tecnici, la cosa è stata esaminata in commissione, la quale, raccolte le varie osservazioni, si è espressa con un parere di questo tenore, cioè con un parere favorevole. Parere favorevole alla proposta di delibera, che vuole consentire senza aggravio sia per i cittadini che per Roma una composizione dell'intera vicenda inerenti ai punti verdi di qualità, osservando però che anche alla luce di quanto evidenziato dall'ANAC sussiste l'inderogabile necessità, uno, che gli aspetti operativi previsti vengano attentamente ponderati e valutati nella loro opportunità e legittimità, due, che per i danni patrimoniali patiti e patienti dal Comune di Roma vengano in ogni caso sottoposti alla competente valutazione giurisdizionale per l'accertamento di eventuali responsabilità. Va infatti rilevato che ci sarebbero, il Comune di Roma, si ha notizia che il Comune di Roma è stato costretto a seguito di escussione a esborsare l'importo delle garanzie prestate, e quindi c'è questa situazione che a un certo punto dovrà anche questa trovare, come posso dire, esame nell'alveo particolare. Io per ora altro non direi, eventualmente mi riservo, qualora ci fossero delle ulteriori osservazioni, di dare poi precisazioni punto per punto su quelle cose che verranno eventualmente osservate. Grazie Presidente. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie Consigliere. Non ho sentito tutta la relazione fatta dal Presidente della Commissione, però ho visto la proposta, e naturalmente guardiamo un po' con tanto interesse la situazione dei punti verde qualità, soprattutto quello di Arco di Travertino, che ricade nel nostro territorio. Non so con precisione con questa proposta dove si possa arrivare a determinare e in che situazione esso sta camminando, se sta camminando, oppure, come leggo dalla delibera tronca, la situazione mi sembra sia statica, priva di una vera soluzione per chiudere questa vicenda abbastanza grave, sul nostro territorio, di un pezzo di storia del quartiere. C'è un parco adiacente il punto verde qualità. Sostanzialmente io penso che un quadro complessivo l'abbiano valutato gli estensori della nuova proposta, ed è un quadro che tutto sommato, devo dire, guardando questa cartina che ho visto sul sito, comincia a rimettere un po' qualcosa a posto, però siamo ben lontani da degli accordi di programma che il privato dovrà redigere nuovamente col comune, quindi con l'amministrazione comunale. Naturalmente io mi auguro che ci possa essere un tavolo per valutare questi aspetti, che non è certo quello dei regolamenti e della proposta dove è stato discusso. Mi auguro che ci possa essere un tavolo competente della Commissione Urbanistica Lavori Pubblici per guardare con attenzione quello che stamattina velocemente sono riuscito a tirare dal sito, e quindi la mappa di quello che è la situazione attuale. La delibera tronca è una delibera che puntualizza e formalizza delle cose importanti, ma io rimango fermo al 4 agosto, quando finalmente 11 nuovi punti verde qualità sono tornati all'amministrazione comunale. C'era il sindaco Marino che aveva recuperato questa possibilità di restituire ai cittadini
pezzi di città che erano rimasti bloccati. Io mi auguro che per la situazione di Arco di Travertino si arrivi velocemente a una definizione che guardi alla proposta del concessionario, ma onestamente io non ho capito se è ancora in essere o meno. Mi riservo di valutarlo nella commissione, se si farà una commissione, il presidente della commissione lavori pubblici ci dirà meglio cosa succede per questo punto verde qualità. Insomma, la situazione invece a livello generale è abbastanza complessa sulle fiduciarie che ha dovuto esborsare il comune, ma non l'ha fatto realmente, ma ripristinare un po' di regole rispetto a questo argomento è cosa buona e giusta, e quindi come dire, anche se nel merito non ho capito bene di che cosa si tratta e quali sono tutti i punti da riorganizzare anche rispetto alle conferenze dei servizi aperte, che resteranno aperte, quali, cioè è un lavoro complesso che richiede un lavoro più accurato anche in altre commissioni. Io non ho, spero che la maggioranza possa delucidarmi con altri interventi rispetto all'impegno della proposta. Non ho letto alcun parere da parte dell'amministrazione centrale, quindi dal Dipartimento, su questi 16 punti proposti. Vedo, come dire, contrasto tra varie definizioni, ma ciò non toglie che è un argomento che deve essere assolutamente affrontato e portato all'attenzione complessiva delle commissioni, addirittura con un tavolo specifico, ritengo, perché se è vero che Arco di Travertino il concessionario vuole allargare e ampliare il punto verde qualità nella zona dei parcheggi a ridosso della scuola Leopoldo Pirelli, se sono parcheggi pubblici va bene, ma se sono box diventa, come dire, difficile da poter immaginare in una zona dove mancano assolutamente gli standard urbanistici prefissati dal 1444 del 68. Quindi di questo si tratta, aspetto che ci siano interventi che chiariscono un po' questo aspetto, ma ringrazio per ora l'estensore e il relatore della proposta, grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Sì, come ha detto lo stesso Presidente della Commissione, nelle commissioni che abbiamo fatto si sono espresse, anche dal Presidente molte criticità rispetto a questa proposta di delibera. Rispetto pure soprattutto, e qui oggi è ribadito nella delibera, rispetto agli aspetti operativi, all'opportunità, alla legittimità dell'atto. Anche ha ricordato l'ANAC che espresse preoccupazione su possibili violazioni di legge. Rispetto a questo voglio dire che il comitato di quartiere di Campo Romano è stato presente all'ultima riunione che abbiamo fatto, denunciando quello che è successo rispetto al punto verde qualità di Campo Romano. Io voglio, è arrivata la Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, far presente alla Presidente che già da più di un mese il Comitato di Quartiere rispetto al punto verde qualità ha richiesto una convocazione urgente della Commissione Trasparenza. Ho presentato insieme col Vicepresidente, ho firmato un atto che proprio per richiedere una convocazione veloce della Commissione. E voglio dire, perché c'è una determinazione dirigenziale che fa acqua da tutte le parti, e voglio dire, rispetto a questo, il nostro territorio ancora non ha un centro anziani che invece chiaramente doveva essere fatto.
e che invece purtroppo ancora non vede la luce. Ecco, rispetto a questo perciò voglio dire che ho già espresso la mia indisponibilità a un voto favorevole in commissione e ho votato infatti astensione rispetto a questo, anche perché voglio dire rispetto ai punti di qualità bisogna fare chiarezza e bisogna veramente arrivare a una sistemazione di una situazione che è diventata veramente difficile rispetto a questi punti. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ce ne sono altri, sì, le lascio la parola. Sì. Allora, per quanto quello che non ho detto in precedenza era che per quanto riguardava i due unici punti veri di qualità che riguardano il nostro municipio, cioè quello di Arco di Travertino, come detto che poi non è Arco di Travertino ma è via Rocca Priare, via Rocca Priva, Rocca di Papa, e poi abbiamo quell'altra a Casal Morena. Quello dell'Arco di Travertino l'abbiamo esaminato in maniera più dettagliata perché alla prima commissione sono venuti la società, la ZOE, i rappresentanti della ZONOE, e da questi abbiamo appreso che in realtà la cosa si sarebbe, come posso dire, impantanata, perché nel mettere a disposizione i terreni a favore della ZONOE, a un certo punto sono stati messi a disposizione anche terreni che erano ancora in corso di esproprio, per cui i lavori sarebbero fermati in quanto la CEA non avrebbe consentito su terreni non ancora di proprietà del comune la installazione di una cabina elettrica. Gli atti di esproprio sarebbero ancora alla firma della dirigente del PAU, quindi a un certo punto lì questo sembrerebbe, tra l'altro, che la zona si dovrebbe in grosse difficoltà perché gli stanno per richiedere il pagamento e forse poi escluderanno anche la commissione, come posso dire, escluderanno anche la fideiussione da parte della banca finanziatrice. Quindi è una situazione un pochettino ingarbugliata, ovviamente, perché a un certo punto ci stanno possibili adempimenti sia da una parte che dall'altra, quindi non so adesso come se ne uscirà. Per quanto riguarda la situazione è talmente complessa, ecco, torniamo adesso al punto della delibera, dove la delibera in effetti è estremamente articolata, ma per esempio per quanto riguardava quello che accennava il consigliere Ciancio, cioè circa l'opportunità di istituire una specie di un tavolo di lavoro, praticamente già è previsto al punto 15 della delibera che debba essere istituito da parte del Dipartimento competente per la gestione del patrimonio di Roma Capitale una conferenza dei servizi che, partendo dalla risultanza della conferenza dei servizi interna di quella deliberazione 23 del 28 aprile 2016 adottata dal commissario straordinario Tronca con i poteri dell'assemblea capitolina, per ciascun punto verde qualità di attuazione ai punti precedenti del programma e preveda la partecipazione, oltre che delle strutture territorialmente e funzionalmente competenti, anche dei soggetti non pubblici interessati, quali concessionari o aventi titolo e gli istituti bancari. Quindi in effetti della complessità del problema e della difficoltà di individuare dei punti d'intesa o dei cronoprogrammi, è chiaro che per la risoluzione di punto per punto è chiaro che recepisce bene, è ben nota questa difficoltà. E certo che non è agevole dopo tanti anni riuscire a mettere intorno a un tavolo tutti, anche perché poi, mentre la conferenza dei servizi decisoria può essere obbligatoria per quanto riguarda gli organi della pubblica amministrazione, è chiaro che anche se riuniti intorno a un tavolo sarà un po' difficile coordinare anche gli interessi privati, che sono quelli dei concessionari e quelli delle banche creditrici. Quindi questo, ecco, è il quadro di riferimento generale. Ovviamente la delibera prevede
anche qualche provvedimento, diciamo così, interinale, nel senso, intanto nel mentre si fanno tutte queste cose, per esempio nelle more del completamento delle attività previste, per esempio assegnare al Dipartimento competente per la gestione del verde o al municipio direttamente competente coloro interessato alle aree verdi ricomprese nel programma Punti Verde Qualità. Cioè, per esempio, noi abbiamo all'Arco di Travertino una situazione singolare dove i lavori della piscina si sono fermati, sono bloccati, esiste questo rudere, l'acea non dà la corrente, però esiste all'Atere un parco, un bellissimo parco che potrebbe essere utilizzato dal pubblico, che invece non viene, a questo punto è pieno d'erbacce e non viene curato da nessuno. Probabilmente durante tutto questo lavoro, se fosse possibile, e questo la delibera lo prevede, se fosse possibile stralciare un attimo questo aspetto dal quadro di riferimento generale, per fare in modo che il servizio giardini, e anche attraverso l'interessamento del municipio, possa a un certo punto apra quel parco all'utilizzo pubblico, che nulla ha a che vedere con l'opera sportiva che era stata preventivata. Ecco, io credo di aver dato chiarimenti alle osservazioni che faceva il consigliere Ciancio. Per quanto riguarda Casal Morena, ho provato a studiarmi la pratica, soltanto l'accordo sono 146 pagine, quindi ho un'idea piuttosto, devo essere sincero, un'idea piuttosto sommaria, anche perché mentre l'Arco del Travertino siamo stati aiutati dalla Zonoe che è intervenuta con i suoi rappresentanti, per quanto riguarda Casal Morena nessuno è venuto in commissione, quindi non abbiamo avuto potuto raccogliere notizie di sintesi. Sì, però non è che ci ha dato poi notizie, il comitato di quartiere è venuto, però non ci ha dato notizie di sintesi, non una lagnanza generale sul fatto che l'opera si era impantanata, quindi il perché, mentre per l'Arco di Travertino un perché lo... Mentre per l'Arco di Travertino, non facciamo il dibattito, andiamo avanti. Mentre per l'Arco di Travertino a un certo punto abbiamo avuto delle idee più precise, per quanto riguarda Casal Morena le idee sono rimaste un po' generiche. Tutto qui, quindi penso di aver finito, Presidente, le ringrazio. Bene, dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, io andrei al consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie al Presidente della Commissione, giusto per dire che comunque io mi astengo rispetto alla proposta, puntualizzando ancora, quindi condivido il fatto che la situazione di via Rocca di Papa è una situazione grave, è da molto tempo che si occupa una mezzeria di strada, quindi si deve arrivare a una soluzione. Lì dalla cooperativa Meta, poi trasferita alla società attuale, si sono fatti degli accordi con i cittadini di restituire sia la parte del giardino che hanno occupato, diciamo, sia garantire un po' un flusso veicolare più corretto nell'area. Nella proposta che oggi ci accingiamo ad approvare, sicuramente si va verso un risparmio di bilancio, perché proprio per questo ritengo che mi asterrò per il fatto che sicuramente produrrà dei benefici, quindi guardando bene alla delibera originale, era una delibera che andava verso un risparmio per le casse dell'erario del comune. Ci sarà un risparmio di circa 20 milioni di euro con i trasferimenti delle aree riqualificate e in corso di riqualificazione. Quindi non si deve guardare al passato come se fosse tutto un male, bisogna correggere a volte il tiro, ma non si butta l'acqua, come già ho detto, con il bambino, ma bisogna trovare le giuste misure rispetto a questa azione. Intanto noi abbiamo un esempio nel nostro territorio che andrà raddrizzato velocemente per trovare una corretta realizzazione. L'altro punto verde qualità, è ovvio, lo conosco di meno, ma ritengo che se una proposta viene valutata con correttezza si possa trovare una giusta mediazione. Io
concretamente sui 15 punti che finalizza la nuova proposta di delibera consigliare, vedo un eccessivo riposizionamento rispetto alla delibera di Tronca, che era molto più puntuale e definiva essenzialmente anche in modo corretto una nuova visione dei punti verde qualità, anche con la proposta dell'ARAC che citava. Proprio per questo ritengo che il mio voto sia un voto di astensione, ma nel merito spero entreremo in un tavolo più puntuale punto per punto. Ecco, i nostri due isolati quadranti che dovremmo guardare con attenzione rispetto anche a questa nuova proposta saranno i due che abbiamo citato. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ne vedo, passiamo alla votazione. Ah, Pompei. No, è soltanto per fare alcune, è soltanto per dire questo. Ovviamente la nostra dichiarazione, il nostro voto sarà favorevole con l'osservazione che ho prima rammentato, però ecco, volevo rammentare un paio di cose e me ne scuso. Di solito io non sono molto critico sulle cose, però ecco, questo punto, la delibera Tronca, sì, la delibera Tronca aveva una sua, come posso dire, un suo assetto organizzativo forse più semplice, più lineare, ma è una delibera che affidava agli uffici tutta una serie di competenze che gli uffici non hanno fatto. Quindi ci troviamo da quando è stata presa la delibera, che oramai è datata piuttosto di quando era, del 2016 se non sbaglio, dell'aprile 2016, siamo arrivati al 2019 che gli uffici sono rimasti immobili. Peraltro, scusatemi, ripeto, di solito io mi astengo da questo tipo di osservazioni. Dall'altra parte mi sorprende, ecco, che l'attuale Commissione Controllo e Garanzia Capitolina a un certo punto non sia mai intervenuta su questo argomento, cosa che forse sarebbe stata interessante anche per vedere quelli che sono stati gli adempimenti o gli inadempimenti degli uffici centrali. Detto questo, va detto anche un'altra cosa per quanto riguarda l'occupazione della mezzeria, e lì un problema è anche del nostro ufficio tecnico, perché a un certo punto, quando è stata chiesta l'occupazione del suolo pubblico, probabilmente non c'era assolutamente bisogno di occupare tutto quel tratto di strada anche per fare i lavori della piscina, però tante volte vedo che vengono dati, e questo è successo pure al quarto miglio, scusatemi, ma la lingua batte dove il dente duole, dove a un certo punto è stato occupato per 3 anni, è stata occupata parte della strada creando delle enormi difficoltà, quando onestamente si poteva tranquillamente impiantare il cantiere su un'altra parte della strada, su via Sisigno e non su via Agnere Gilla. Quindi purtroppo rientriamo sempre in quel fatto dove le commissioni di controllo e garanzia potrebbero un attimino essere un pochettino più più precise per quanto riguarda gli adempimenti e le modalità con cui vengono rilasciate certe concessioni da parte dei servizi tecnici. Grazie Presidente, ho finito. Bene, votiamo. Favorevoli? Ah, ci sono le osservazioni? Sì. La delibera comprende le osservazioni? Sì, ma è già stata distribuita a tutti con le osservazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono 15 voti favorevoli e 4 astenuti, quindi il Consiglio approva l'espressione di parere. Il punto successivo è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Corsetti. Integrazione e modifica della deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 39 del 2014, avente ad oggetto modifica delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella tabella di cui all'allegato C del regolamento in materia di occupazione suolo pubblico
OSP e del canone COSAP, comprensivo delle norme attuative del PGTU e ripubblicazione integrale dello stesso. Chi vuole? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Questa proposta di modifica della deliberazione la 39 del 2014 inerente appunto alla modifica di coefficiente del COSAP e quindi della relativa tabella, ne abbiamo discusso in commissione e abbiamo convenuto tutti noi commissari che effettivamente questa modifica, cioè ci siamo chiesti se questa modifica nasce anche da uno studio di fattibilità, visto che parliamo di denaro, di somme, quindi ci siamo chiesti che impatto può avere questo tipo di modifica sulle casse centrali. E in effetti non ci arriva questa proposta senza un parere della ragioneria, quindi non sappiamo al momento effettivamente se la ragioneria ha accolto o meno questo tipo di modifica e quindi non ci siamo sentiti appunto di andare oltre con l'analisi di questa modifica proprio per questa motivazione. Noi sappiamo benissimo che qui non si tratta semplicemente di una modifica a livello di organizzazione eccetera, ma si parla di denaro. In effetti questa proposta ci propone di modificare la tabella dove ci sono appunto i coefficienti, di modificare l'articolo 21 e precisamente il comma 5 dove addirittura si prevede la rateizzazione, quindi semestrale, del COSAP per quanto riguarda i mercati saltuari settimanali. Quindi diciamo questa tariffazione viene pagata in due rate di uguale importo, senza l'applicazione di interessi. Quindi è ovvio che va a impattare appunto sulle casse centrali e quindi non possiamo al momento valutare questo tipo di proposta. La Commissione si è espressa con parere contrario e questo è quanto. Grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi. Vuole fare un altro intervento lei a chiusura o andiamo alle dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto. Non vedo dichiarazioni di voto, quindi procederei alla votazione. Ricordo che il parere espresso nella delibera è contrario. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nostra. 15 favorevoli, 3 contrari e un asseduto, quindi l'espressione di parere viene approvata dal Consiglio. Passiamo all'ultimo, quello che credo sia l'ultimo punto di oggi, ed è una mozione avente ad oggetto manutenzione stradale zona Piazza Epiro e rifacimento strisce pedonali a firma del gruppo PD. Chi vuole? Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Questa mozione ha per oggetto la manutenzione stradale della zona di Sepiro che tutti noi conosciamo bene, perché è da tempo che i cittadini e gli operatori del mercato ci segnalano alcune disattenzioni da parte del municipio. In particolare è presente nella zona Puritani. Io tocco sempre il microfono e sbaglio.
È presente da oltre un anno e mezzo una voragine dovuta al crollo del manto stradale che è recintata e oltretutto la zona, diciamo, è in questo momento è oltretutto piena di foglie, di terra e ostruisce uno degli accessi al mercato latino e diverse persone anziane in questo anno e mezzo sono inciampate, fortunatamente non riportando, diciamo, danni gravi, ma chiaramente quell'accesso al mercato è interdetto e pericoloso e allo stesso modo sono molto pericolosi alcuni attraversamenti pedonali sui quali le strisce pedonali non sono visibili, tant'è che purtroppo nella giornata di domenica 7 aprile un bambino è stato proprio investito in corrispondenza del civico 6 di Piazza Epiro mentre attraversava sulle strisce pedonali che, diciamo, quasi invisibili, fortunatamente non riportando danni particolari. Quel lato di Piazza Epiro, che per intenderci è quello che dando le spalle a Porta Metronia, diciamo, si trova sul lato sinistro, presenta una carreggiata molto, molto difficoltosa per la presenza di questa voragine, per le strisce pedonali non visibili e chiaramente per il fatto che la presenza di questa voragine ha ristretto la carreggiata, dall'altro lato ci sono anche le fermate degli autobus e quindi crea non pochi problemi, soprattutto ovviamente anche nei momenti di carico e scarico merci del mercato. Allora, visto che non manca l'attenzione di questo municipio sulla zona di Piazza Epiro, questo non possiamo dirlo, e che una parte del manto stradale è stato già rifatto, ovvero quello che diciamo dal lato di Via Satrico, che collega Porta Metronia con Via Satrico verso Piazza Zama, ma che la parte restante di Piazza Epiro non è stata completata. Io non ne so i motivi. I commercianti dicono che in una visita del municipio gli assessori gli hanno detto che per il momento sono finiti i fondi e quindi quell'altro lato non è stato completato. La mozione serve a chiedere appunto innanzitutto che venga quanto prima rimosso quel mini cantiere, che poi non è un cantiere perché nei fatti quella voragine c'è da un anno e mezzo ma non vediamo qualcuno che ci lavora e quindi vorremmo capire che cosa sta succedendo e quali sono i tempi per colmare la voragine e risolvere soprattutto il problema sottostante il mercato, rifare le strisce pedonali e il manto stradale in quella zona di Piazza Epiro. Quindi nella speranza, diciamo, che chiaramente questa mozione trovi il favore di tutti e l'impegno da parte del Consiglio di impegnare a sua volta la Giunta a completare il manto stradale di Piazza Epiro per non avere, diciamo, cittadini di serie A e di serie B da un lato o dall'altro della piazza o commercianti di serie A e di serie B da un lato e dall'altro della piazza. Grazie. Interventi? Consigliere Rinaldi. Allora, grazie Presidente. Allora, io leggo la mozione, la data della mozione è 11 aprile, effettivamente i lavori sono iniziati poco prima, credo, di rifacimento lì del manto, anche voi, come avete detto adesso, ve ne siete accorti, insomma, che comunque delle ristrutturazioni sono in corso, anche l'altra metà della piazza sarà rifatta. Lì c'è una criticità che abbiamo affrontato in commissioni diverse volte, che riguarda la parte del solaio del PUP, per cui ci sono state da parte nostra due o tre commissioni, hanno fatto qualche appunto, ma è un problema che risale addirittura al 2014, anno in cui si sono state verificati questi cedimenti, per cui ci sono state anche due sentenze nel 2017 e 2018 e praticamente quello che succede è che, a parte le responsabilità dell'azienda che ha subappaltato il lavoro, che poi è stata definita appunto con queste due sentenze, ci sono stati anche degli incontri con il, diciamo, supercondominio del PUP, che si è dimostrato diciamo, favorevole alla ristrutturazione del solaio a loro spese. Chiaramente quello che dobbiamo cercare di fare è di armonizzare gli interventi su quella parte in maniera tale che non si vada in contrasto, quindi gli interventi sono programmati, c'è stata una direttiva di giunta proprio, questa è del 18 marzo, quindi ancora antecedente
alla mozione, e quindi insomma nella direttiva appunto si dice appunto che si intende, si dà mandato all'ufficio tecnico di fare questo tipo di lavori. Quindi diciamo l'attenzione c'è sempre stata su quel quadrante, anche perché ci passano due linee ATAC che sono il 628 e il 665, che ovviamente in quelle condizioni stentano insomma a dare un servizio. Quindi ecco, niente, volevo dire che questi interventi sono già in programmazione, tutto qua. Anche nelle commissioni abbiamo discusso. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie. No, per dire che questa attenzione di cui si parla, io costantemente percorro queste strade. Via Pannonia si sta facendo a metà con un sistema alquanto discutibile, perché si tenta di ripristinare solo il tappetino d'usura, ma non si va in profondità. Quindi le pendenze per la raccolta delle acque rimangono quelle. Io vorrei porre l'attenzione, proprio ieri, mentre guardavo alcuni post in cui esageravano questa situazione di decoro che si sta ripristinando nel territorio, io ahimè ho fatto un giro a Via Farsa, l'ho fatto le foto, l'ho postate pure sullo stesso sito che diceva che tutto va bene. Via Etruria, vi pregherei di andare a visitarla per vedere i crateri che ci stanno. Piazza Piro non ne parliamo, Via Fregene non ne parliamo, quello è un quadrante che sembra Beirut da questo punto di vista. Via Licia non ne parliamo, però vorrei dare un consiglio a questa maggioranza, visto che ogni mattina per i gusci che trasportano gli autotreni di Metro C ci sono degli autotreni molto pesanti che percorrono proprio quel quadrante, sia da Via Sagno sia da Piazza Porta Metronia, marci indietro, a volte vanno addosso alle mani, in cui nella convenzione originaria di Metro C ci doveva essere un'attenzione che almeno ogni 6 mesi, mi sembra, si dovessero fare a cura di Metro C il ripristino delle strade, come hanno fatto una volta per Via Foligno, come hanno fatto una volta per alcune strade adiacenti ai lavori di Metro C. Quindi vorrei che la Commissione si sensibilizzasse rispetto a questo aspetto, perché Metro C sta facendo un lavoro, in Italia, il più grosso lavoro cantiere che c'è in Italia. Io direi che su alcune strade un'attenzione a questo aspetto andrebbe valutato, sia per la parte a ridosso di Via Sagno, che mi sembra che sia in condizioni migliori rispetto invece al quadrante di Via Licia, di via delle vie che, su cui stanno lavorando dall'11, hanno fresato metà corsia, sono arrivati di fronte alla scuola, però vedo che è un lavoro parziale. Come consiglio, come indirizzo, secondo me la Commissione e i consiglieri che si riuniscono, ma la Giunta dovrebbe farlo, è quello di pensare di fare poco ma bene, perché dura di più. Se noi facciamo bene un'opera, come in alcuni casi forse è stato fatto, durerà di più e spenderemo meno in futuro. Cioè, fare il tappetino d'usura in quei termini lì a Via Pannonia dura una stagione e poi dobbiamo rifarla. Allora cerchiamo di dare un contributo nelle commissioni, se l'assessore viene prima e racconta con carta alla mano quello che sta facendo, gli potremmo consigliare di fare Via Licia o Via Etruria fresando anche i 14 centimetri, poi se vuole consigli pure per la Tuscolana, gli eviteremo che si raccoglie l'acqua a ridosso della pista ciclabile, perché lo smaltimento delle acque dipende dalle quote che si ristabiliscono, dovremmo andare a quelle originarie. Che cosa dire della mozione? Io ringrazio il Partito Democratico che propone una manutenzione e il rifacimento delle strisce in tutto il quadrante, ma è una zona che c'è la scuola Manzoni, lì ha provato ad andare a attraversare innanzi al bar, le strisce non ci stanno più. Allora, questa manutenzione che abbiamo iniziato all'inizio consigliatura nel trovare i criteri
come, quando, quali devono essere fatte prima, quali devono essere fatte prima. Ricordo che noi abbiamo fatto una commissione in cui abbiamo visto tutte le strade, abbiamo fatto l'elenco delle strade di valenza municipale, abbiamo visto tutte le strade dipartimentali, abbiamo interpellato i vigili per la pericolosità, quali fare prima, ma onestamente io devo dire, faccio parte della commissione lavori pubblici, non ho mai visto una decisione assunta, come dire, pacificamente, serenamente, o un elenco fatto da questa maggioranza in cui si veda una giusta programmazione, perché esistono un po' dappertutto situazioni veramente gravi. Noi in un'occasione molto triste abbiamo percorso insieme alla maggioranza alcune di queste strade, ricordo che c'era presidente della commissione scuola, abbiamo percorso queste strade, c'era un'iniziativa a Piazza Re di Roma, ci siamo accorti del grande degrado che c'è. E si è fatta via Cerveteri al tempo dopo quella passeggiata che si è fatta, ricordo, via Cerveteri si è fatta, però sempre con un criterio che non va bene, quindi noi dovremmo dire al tavolo delle commissioni rifare in quei termini, col tappetino d'usura vuol dire che dopo un anno si sfascia di nuovo tutto. Quindi si è fatta via Cerveteri sino solo per la salita, il tratto di salita, il tratto della pianura dalla Pecora Gialla in poi è tutto Beirut come prima. Non voglio citare via Fregene, via Ardea e le vie interne in che condizioni versano, oppure fatevi un giro per capire tutto con la 3 autobus che passano su via Faleria. E vediamo i solchi che si ribassano di 30 centimetri rispetto alla quota dei marciapiedi. Questa è la situazione che c'è nel quadrante nord del municipio. Nord non vuol dire ricco. Quindi sostengo questa mozione nell'intento anche di dare un po' di visibilità e riscontro a quelle che sono le stesse vostre richieste che secondo me giustamente si sono fatte ma non sono state realizzate concretamente. Grazie. Sì, consigliere Candellora. Grazie Presidente. Allora, le lauree in scienze confuse credo che siano sempre più elargite con facilità. Allora, bisogna dire una cosa, che a parte il fatto che si fa poi tutto un calderone, cioè si butta dentro tutti i vari problemi. Il problema di via Tuscolana sappiamo benissimo che è derivato dall'impianto secondario e soprattutto il SIMU dovrà intervenire su questo, proprio per questo. Un impianto che tra l'altro fatto dei mattoni, che non viene toccato da 60 anni, oggi ci svegliamo e capiamo che ci sono questi problemi quando realmente questi problemi esistevano già da svariato tempo, dentro ci hanno trovato pure un antico romano. Allora, il problema delle altezze, io non credo che ci sia questo tipo di problematica, perché abbiamo più volte controllato tutti i cantieri che vengono fatti e si parte da un minimo degli 11 centimetri fino ad arrivare a 40-50 centimetri, quindi io non vedo, cosa che non veniva fatto prima, in precedenza. Ci sono strade e non strade, questo lo dobbiamo ricordare, e oggi però ci si ricorda che esistono queste strade, quando prima la maggior parte dei lavori erano fatti da rappezzamenti, questo lo ricordiamo. Poi si arriva qua, si fa la lista della spesa e va bene, però la lista della spesa ci può stare come segnalazione, purché non vengano segnalate quelle tutte vicino alla propria zona, perché ricordiamo che comunque il settimo municipio va da via di Vermicino fino ad arrivare a Porta Metronia, e le strade, seppure vengono fatte da 20-25 strade l'anno, bisogna dividerle per tutto il territorio, e non è che si viene qua e si fa la spesa solo perché ci si concentra solamente sul proprio
pezzettino. Come dice, vi invito ad andare a vedere. No, io invito ad andare a vedere tutto il settimo municipio, così ci rendiamo conto veramente contezza di tutte le problematiche che ci sono. E che spesso fare, se faccio 21 strade l'anno, so 7, 14, 21, perché dovrò dividere comunque per esigenze. E soprattutto, se a volte non si parte, non è perché ci piace più una strada che un'altra, o perché un'altra ha più esigenza dell'altra. Il problema è che è stato fatto un criterio intelligente, cosa che non è mai avvenuta, perché vede Presidente, il problema è che prima si facevano le strade, e poi che succedeva? Passavano le sottoservizi e le spaccavano. Allora, la logica vuole che l'assessorato si è fatto mandare il piano degli interventi dei sottoservizi, così almeno partivano quando erano intervenute. Così, con un po' di logica, i lavori si possono fare senza spendere i soldi e soprattutto fare zero debiti fuori bilancio, ricordiamolo, che è molto importante. Oggi si viene qua, si fa la lista della spesa. Bene, oh, se volete vi lasciamo pure assessorato, non lo so, siete così bravi, grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Sì, ditemi se ci sono altri interventi, altrimenti io rilascio la parola alla consigliera Biondo. Allora, io le rilascio la parola, consigliera. Grazie Presidente, io ringrazio il consigliere Rinaldi perché lo spirito di questa mozione era quella del primo intervento del gruppo del Movimento 5 Stelle e di certo non del secondo. Per dirvi che appunto interveniamo sulla richiesta su questa strada non perché facendo un giro ci siamo resi conto che è una strada problematica, perché come ha detto il collega che mi ha preceduto ce ne sono tantissime in questo municipio che hanno dei problemi, ma proprio perché si fanno delle scelte e sono tutte legittime se vengono spiegate, non si capisce perché di una piazza se ne fa metà e non se ne fa l'altra, e quindi questa mozione serviva a chiedere il completamento di quella piazza che in parte, come ho detto all'inizio, è stata fatta da questo municipio, ma non si può poi girare l'angolo e da un lato l'autobus riesce a passare e dall'altro no. Quindi questa era la richiesta. E l'altra richiesta che io faccio a quest'aula, proprio perché come ha detto il consigliere Rinaldi è in programma anche il rifacimento di quest'altro lato di strada, e io spero, diciamo lei non l'ha detto, ma spero anche il rifacimento delle strisce pedonali e quindi la soluzione di quella voragine, per quanto ci è stato spiegato che è ancora problematica e quindi immagino che non abbiamo delle tempistiche certe. Però come sarebbe bello se per una volta questo consiglio facesse veramente le funzioni che ha. Questo è l'organo di indirizzo per eccellenza, questo è l'organo di indirizzo votato dai cittadini che deve dare delle indicazioni alla Giunta e non viceversa. È il Consiglio che dice alla Giunta cosa fare, e se poi la Giunta a maggior ragione lo fa, ma che soddisfazione, signori. Noi invece facciamo sempre il contrario, e io invece quindi vi invito a votare questa mozione proprio perché la Giunta va già in quella direzione e quindi abbiamo la garanzia che non è un libro dei sogni quello che stiamo oggi votando, ma è una richiesta che verosimilmente potrà diventare realtà. Prendere l'impegno come consiglieri che sono stati votati dai cittadini di questo municipio prima ancora della Giunta, che non ha avuto, diciamo, questo privilegio, e invece di venire qua solo per dire quanto sono bravi a fare le memorie di Giunta, io vorrei venire qua in un nuovo consiglio dicendo che è il consiglio del settimo municipio che ha individuato una priorità nel completamento del rifacimento stradale di Piazza Epiro, e che la Giunta successivamente, avendo già dato mandato agli uffici, è riuscita a portare a termine quella che era una richiesta dell'organo sovrano di questo palazzo, territorio e municipio, che è il Consiglio del Settimo Municipio. Questo io vorrei fare qui dentro, perché se no ci limitiamo a leggere gli atti sul sito del municipio, li portiamo in Commissione Controllo e Garanzia, e invece io penso, nello spirito dell'intervento del consigliere Rinaldi, che se questa è una priorità che condividiamo e oltretutto è una priorità che già è stata individuata e su cui gli uffici stanno lavorando, è solamente dare forza a questa richiesta il fatto che il Consiglio del Settimo Municipio all'unanimità possa votare questa mozione. Grazie. Dichiarazioni di voto. Thank you.
Consigliere Ciancio. Ne approfitto nella dichiarazione di voto nel dire che con la stessa premura con cui mi interesso nel quadrante nord mi interessa anche la strada di Via Spadola, l'ultima sperduta in fondo al municipio, giusto per restituire al mittente le competenze che sono vere, reali e puntuali rispetto a quello che ho detto, pronto anche a sottoscriverle di fronte a una perizia giurata. Quindi stiamo attenti a quello che diciamo. Ripeto, quello che ha detto adesso la consigliera che mi ha preceduto, di avere delle decisioni assunte in consiglio rispetto alla priorità, la giusta programmazione, è cosa buona e giusta, che abbiamo visto come intenzioni da parte del Presidente della Commissione Lavori Pubblici, ma nella realtà io non ho mai partecipato a una seduta in cui mi raccontava l'assessore o il presidente o l'ultimo membro della commissione specifica: guardate, abbiamo in programma di fare A, Morena, B, Casal Morena, C, il ponte e la strada del ponte di Via Spadola, che ne tratteremo in qualche commissione più in là, o viceversa Via Etruria. Non ho fatto un panorama perché ritenevo che fossero vicina alla mia, ci camminano tutti i romani, non è che ci cammino io lì, ci camminano tutti i romani in Via Etruria che ho citato, cari presidenti e capogruppo. Ritengo che in, quelle, nelle, in tutte le strade ci sia urgenza da fare il lavoro, ma la programmazione sia la madre di tutto. Se in commissione riusciamo a riprendere il filo della matassa proprio in questo momento, dicendo, facendo un quadro, questo vale non solo per le strade ma anche per gli interventi di manutenzione. Proprio per questo io dico che se invertiamo questo modello e questo principio sarebbe cosa buona e giusta. Intanto votiamo convintamente questa mozione, che nulla vuole di strano tranne che quello di decidere nelle sedi competenti pezzi di lavoro e di manutenzione che andrebbero sicuramente portate all'attenzione dei consiglieri prima che si facciano i lavori. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ce ne sono, io andrei in votazione. Andiamo, consigliere Rinaldi. Allora, volevo dire che come Movimento 5 Stelle... Può parlare più vicino al telefono, io non sento. Come purtroppo devo... Voteremo sfavorevolmente questa mozione, anche perché, diciamo, anche per dare un po' di senso a tutto il lavoro che è stato fatto in commissione, per cui arrivare qua oggi con una mozione così, che comunque sia, cioè, nel merito è anche accettabile, nel senso è chiaro che la richiesta è legittima. Se non ci fosse stato tutto un percorso iniziale in commissione, con del lavoro, con il coinvolgimento degli uffici, sono state scritte note anche al Dipartimento Mobilità per appunto stigmatizzare il problema, e poi tutto questo è poi scaturito in diverse direttive di giunta, tra cui l'ultima di un mesetto e mezzo fa. E volevo ricordare anche il discorso appunto della possibilità di intervenire eventualmente in danno laddove il condominio non intervenisse come promesso dal condominio stesso. Quindi ecco, insomma, fatte queste considerazioni, sinceramente non ci sentiamo di votare favorevolmente la mozione. Grazie. Altre dichiarazioni? No, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio boccia la mozione con 14 voti contrari e 5 favorevoli. Il Consiglio si ritiene chiuso qui, sono le ore 10:10.